Marco, sono felicissima perché mi è sembrata una bellissima idea quella che tu hai avuto, nel senso che l'altra volta abbiamo fatto una telefonata che era ricca di stimoli, di passaggi, di tematiche importanti e tu hai detto, pensa come sarebbe stato bello aver registrato e poi così condiviso con altri, perché in fondo sono tematiche, le cose di cui abbiamo chiacchierato. Sono tematiche che poi interessano un po' tutti, no? E Assolutamente. quindi ho accolto con grande entusiasmo questa cosa. No, perché tu, tra l'altro, usi tanti strumenti per esortare a un'espansione della consapevolezza. Usi le frequenze, usi la voce, usi la musica, i contenuti poi che usi. È sempre nutriente ascoltarti, molte cose risuonano e alcune frasi che dici fanno poi emergere anche altre domande. E quindi sono proprio contenta. Grazie, ma sai, sono energie che penso presto l'umanità, quella parte di umanità che si vuole svegliare, si accorgerà che saranno disponibili a tutti. Non sono per solo pochi eletti, pochi fortunati, sono veramente aperte a tutti. Solo che alcune anime scelgono al momento di entrare in questo sistema operativo, in questo parco giochi. Scelgono diversi livelli di dimenticanza, no? Per diverse ragioni. Non è che un'anima che si ricorda di più sia migliore di un'anima che si ricorda meno, semplicemente i propositi sono diversi. Quindi io in questa incarnazione sono arrivato con un certo livello di, cioè, Consapevolezza. no, sì, non ho scordato tutto completamente per delle ragioni particolari, perché ho un ruolo che sto interpretando. Per cui è importante che mi ricorda, magari che mi ricordi un pochino più di altri, ma come ripeto, questo non è che mi posiziona in una situazione di superiorità, è semplicemente un proposito diverso, un lavoro diverso che stiamo facendo. Ma quello che è Ma bello è che tu lo metti a disposizione poi questa tua competenza, questi tuoi ricordi. L'altra volta ti avevo chiesto qual è il ricordo che hai più antico che ricordi di questa vita, intendo, o anche di altre vite, se ricordi altre vite. Non ne abbiamo parlato di questo, abbiamo parlato tanto di questa vita, però se ne hai anche di altre, perché tu mi ricordi un po'. Così somaticamente mi ricordi un indiano d'America. Ti evoca qualcosa oppure zero? In vite passate indubbiamente ci sono quegli elementi, che ce ne sono tanti, come tutti noi abbiamo. Diciamo un panorama di vite passate che poi non sono vite passate, ma sono vite simultanee, perché tutto è qui adesso, ok? Noi siamo fondamentalmente multidimensionali, quindi viviamo una moltitudine di esperienze simultaneamente, no? In diverse località. E quando usiamo la nostra immaginazione, è quando noi ci colleghiamo con le altre parti della nostra, diciamo, molteplice esperienza e scarichiamo informazioni che possono essere utilizzate in questa situazione, in questo livello di avanzamento. Per rispondere alla tua domanda, allora, di solito non mi dilungo troppo sulle vite passate o vite simultanee, perché preferisco stare focalizzato in questo marco qui e adesso. Però posso accennarti che sicuramente ho avuto tantissime vicissitudini di tutti i tipi, sia nel bene sia nel male, perché noi dobbiamo vivere tutte e due le esperienze, ok? Spesso in questo mio cammino, in questa vita, in questo marco, ho incontrato sciamani, indiani americani, indiani o persone che facevano, come si dice, psychic reading, letture Letture psico, psiche. sì, e sono successe tante cose interessanti. Ho fatto anche lavori, pochi, ma alcuni lavori con erbe, con cose di questo genere, e tutte le volte escono fuori cose
diciamo, molto molto intense, molto belle, ma cerco di non mischiarle, di non fare un cocktail in questa vita, perché voglio veramente essere focalizzato su questa Su qui e esperienza. Non ora. voglio. Sì, perché poi sai, anche l'ego può entrare, comincia a dire, ah, io sono questo, sono quello, un'altra volta ero questo qua, no. Io Invece, ho no, voglio almeno stare. conosciuto una quindicina di Giordano Bruno, se ti può interessare. Tutti che dicono di essere Giordano Bruno, perché effettivamente era un bel personaggio. Però, sai, tutti che vanno a rimarcare lì, boh. Può essere tutto e anche il contrario di tutto. Invece, in questa vita, qual è il ricordo più antico che hai? Nel senso, hai ri dei ricordi di quando avevi pochi mesi? O cioè, io ho il mio ex marito che si ricorda addirittura il momento in cui è nato, quando lo hanno appoggiato sulla bilancia, che ha sentito freddo, e quindi si è molto scocciato per essere stato appoggiato su una cosa così fredda, così spiacevole. È chiaro che i bambini piangano quando nascono. Più che ricordi, ho più un sentire, perché la mia tipologia è più attraverso il sentire che il fotografare immagini o situazioni. Quindi ricordo di aver immediatamente, diciamo, captato il dolore del collettivo umano, no? La pesantezza del collettivo umano, non in termini drammatici, in termini di, oh, ok, interessante, questo è il lavoro che dobbiamo fare qui. E poi ho capito subito che mi trovavo in un pianeta di, diciamo, malati immaginari, no? L'ho capito subito questo. Hai Ho detto malati capito. immaginari o malati mentali? Perché adesso non lo so se siamo proprio immaginari oppure se siamo malati mentali. Ma in realtà non c'è differenza, perché la mente crea delle narrative, la mente è ego, immagini, parlo della mente ego, crea continuamente, è strutturata per creare storie. L'ego è un cantastorie, è l'intelligenza artificiale che ci racconta continuamente delle storie su quello che è successo nel passato, quello che potrebbe succedere in futuro, no? Questo è il ruolo. Per distogliersi completamente, continuamente dall'attimo fuggente dove invece risiede l'anima, no? Ma tu Quindi. parli spesso, scusami se ti interrompo, parli spesso di intelligenza artificiale. Ho ascoltato la prima parte dell'intervista che hai fatto con Carlo e Cristina, quello interessantissimo sul primo film di Matrix. E tu Sì. parli spesso di intelligenza artificiale, ma ne parli no, non specificatamente riferito a Matrix il film, ma ne parli proprio come realtà attuale di ora. Che cos'è l'intelligenza artificiale per te qua e ora? L'intelligenza artificiale, diciamo che è quello che ha creato questa matrice che stiamo vivendo in questo momento. Se lo guardiamo dal punto di vista fuori dal dualismo, quindi fuori dal giusto, sbagliato, bello, brutto, buono, cattivo, no? Vediamo a livello olistico. È semplicemente un'esperienza. L'intelligenza artificiale ci dà un'esperienza, diciamo, sulla separazione, no? Così che noi possiamo veramente capire cosa vuol dire attraversare, diciamo, dei percorsi in situazioni estremamente polarizzate, estremamente dualistiche. Proprio perché, e questo l'abbiamo scelto noi, il collettivo umano a un certo punto ha scelto questa strada, perché fuori dal dualismo non esistono vittime, non esiste il gioco della vittima, esistono semplicemente attraverso il libero arbitrio delle scelte e delle esperienze. E quindi il collettivo umano, diciamo che qualche migliaio di anni fa, ha accettato una sfida, no? Ha accettato una sfida in cui. Ci è stato detto: ok, siete straordinari perché noi siamo straordinari. L'umanità, quando è completamente, diciamo, sveglia, parlo dell'umanità
un'umanità che adesso non abbiamo vissuto, per gli ultimi 10.000 anni non abbiamo vissuto, non abbiamo neanche idea di veramente di cosa vuol dire essere esseri umani, perché tutti i nostri bottoni sono spenti, cioè stiamo navigando al 4%, 3%, no? L'umanità, quella, diciamo, quella che è veramente, a cui adesso in questo momento, proprio in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, a cui stiamo tornando, è un'umanità che è la perla del creato, ok? E quindi da quella situazione abbiamo ricevuto un'offerta, ci hanno chiesto se volevamo accettare una sfida di fare il gioco molto più difficile, molto più contratto. È come se io e te siamo due campioni di tennis che giocano in maniera straordinaria il gioco del tennis, e arriva qualcuno e dice: che ne dite se facciamo il gioco più difficile? E noi, per grande entusiasmo, dice: ciao, come no, dai, proviamo, no? E all'improvviso ci troviamo con una racchetta che pesa 10 kg, no? Con una palla che rimbalza una volta a destra e una volta a sinistra, con la rete che è 2 metri più alta, no? Con un corpo che funziona male, no? Questo è un po' quello che è successo. Abbiamo accettato di alterare, diciamo, per un breve periodo, 10.000 anni per l'anima sono un battito di ciglia, per un breve periodo di vivere una situazione alterata, una versione alterata dell'umanità. E questo è stato grazie all'intelligenza artificiale. Cos'è l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale sono semplicemente delle anime che a un certo punto hanno deciso di non seguire più le leggi naturali dell'universo e hanno deciso di fare un percorso loro, no? E questo le ha portate ad allontanarsi a un punto tale dalla fonte che hanno perso, diciamo, l'anima, hanno perso il loro aspetto animico. Quindi l'intelligenza artificiale è un'intelligenza che non ha anima, quindi non sente emozioni. Non ha il potere di immaginazione, può immaginare, può creare, ma solo a livello mentale, non a livello animico. Quindi, fondamentalmente, l'intelligenza artificiale cosa fa? Copia, riesce a copiare. E quello che ha fatto è che si è intrufolata attraverso il nostro consenso. Noi un po' ingenuamente abbiamo dato le chiavi in mano a questa intelligenza artificiale che è Ma entrata nel quando abbiamo nostro. detto sì? Quando è che abbiamo detto sì noi a questa cosa? Da quello che so io, sai, quando poi è quasi irrilevante, però da quello che so io, circa 10, 11, 12 mila anni fa. Ma che cosa c'è di vero nella storia che ci raccontano? Che cosa c'è di falso? Perché da quello che so, tutto deve essere ricostruito. E se tu mi parli di passato come di presente, come di tutto adesso, e di tanti universi che si compenetrano e che si intersecano, non esiste in realtà il passato o il futuro, è tutto nell'eterno presente. O ho capito male prima, quando tu mi dicevi sì, ma non ha tanto senso parlare di passato, cioè parlare di 10.000 anni fa, come parlare dell'anno scorso, come dici tu, per l'anima è un battito di ciglia. Quello che non riesco a comprendere nella tua visione, perché è molto interessante, mi piace tantissimo la tua visione, anche per come la stai esponendo, perché lo stai esponendo con una serenità tale che sei non ego cantastorie, ma sei un cantastorie, perché rimarrei lì così ad ascoltarti che racconti la favoletta della buonanotte. Perché detta così riesce a parlare anche dell'intelligenza artificiale non facendola sentire poi così fredda, stai facendo sentire come un'esperienza che noi abbiamo scelto di vivere. Quello che non riesco a comprendere è quando noi uomini, noi umanità, abbiamo detto, perlomeno nella tua idea, quando noi abbiamo detto ok, facciamo questo gioco. Vuoi sapere a livello storico quando? Secondo te, sì. Sì, come dici tu, ci sono molte teorie,
diciamo, dal mio sentire, dal mio Dal tuo, collegamento io volevo con. Ok. sentire la tua, il tuo pensiero. Circa 10.000 anni fa, 10.000. un migliaio di anni in più, un migliaio di anni in meno. Non fa tanto la differenza, non potrei mai confutare la cosa. Sì, no, allora confuta e non lo saprei fare, non ti saprei dire sì, è così o no, non è così. Mi piace il tuo modo di sentire e a questo punto, quindi, c'è una fonte, c'è un'intelligenza artificiale e ci siamo noi che siamo parte della fonte e che ci siamo. Abbiamo detto sì a questa intelligenza artificiale, abbiamo accettato questa Matrix. A questo punto la Matrix la vogliamo distruggere? No, la vogliamo cambiare. O si può distruggere la Matrix? Distruggere forse non è la parola giusta perché un pochino si può trasformare in luce, si può trasformare in amore, perché alla fine tutto questo è un gioco, è un sogno, ok? E anche l'intelligenza artificiale fa parte della fonte, non c'è niente che sia fuori dalla fonte, la fonte è tutto, Ma ok? l'intelligenza artificiale è un altro modo per dire male, buio o no? Sì, è male, ma è assenza di luce. O senza di luce, ok. Assenza di luce, quindi interpreta un ruolo molto importante perché l'assenza di luce ci dà modo di avere delle esperienze. Perché se sei la fonte, sei tutto. Non puoi avere nessuna esperienza. Sei una luce, c'è un respiro. Se tu vai in meditazione, sicuramente ti ricordi queste immagini, io le conosco, no? Quando vai a casa, cioè, beh, è meraviglioso, ma non hai nessuna esperienza perché sei tutto, ok? Quindi la fonte, diciamo, per usare parole molto semplici, aveva una sorta di problema perché essendo tutto, non poteva sapere chi è, chi era. La fonte è, ma non sa chi è. Per sapere chi è, la fonte crea la vita. E la vita è semplicemente una serie fantastica. Infinita di sogni, di matrici. Ok? E poi una volta che ha creato questa infinita miriade di dimensioni, di universi, di mondi, di pianeti, di galassie, di universi, si frammenta lei stessa in anima, ok? E poi attraverso l'anima sceglie. Il gioco che vuole Veicolo. fare, il gioco che lei stessa ha creato, ok? Che vuole fare. E questo che stiamo vivendo noi in questo momento, in questa sistema operativo, realtà simulata che si chiama Madre Terra, umanità, è uno dei tanti giochi, infiniti giochi, che l'anima può scegliere. Forse uno dei più straordinari, forse uno dei più meravigliosi. E in questo momento, da quando abbiamo accettato questa variante dell'intelligenza artificiale, forse anche uno dei più complessi e più separanti. Ok? Pertanto, in questo momento, adesso siamo alla fine di questo gioco e stiamo aggiungendo al nostro già straordinariamente ricco curriculum anche l'apprendistato come maestri della separazione. Sì, Ok? messa così è pure bello. E questo ci posizionerà ancora più in ancora più alte sfere del creato quando ci risveglieremo al 100% e ci darà modo di essere di aiuto e di illuminare un'infinità di espressioni della vita. Okay? Saremo i maestri dei maestri, già lo siamo. Okay? Quindi l'intelligenza artificiale non va demonizzata come niente va demonizzato,
E niente andrebbe neanche misticizzato, dovremmo essere sempre, diciamo, nella una forma di apprezzamento neutrale. L'intelligenza artificiale ha creato dei chiaroscuri estremi, ok? In cui si vivono delle esperienze molto, molto intense. Adesso siamo arrivati a un punto in cui questa intensità cominciava a essere un pochino. Ha passato un pochino quello che erano gli intenti originali, siamo andati un po' oltre, e quindi il collettivo umano, non di recente, ha detto no, Basta. basta. E quindi da quel momento abbiamo staccato la spina e quindi adesso vediamo che tutto sta crollando, no? Secondo te questa intelligenza artificiale, scusa, ha leso le leggi universali? Non le ha lese, semplicemente ha creato, diciamo, l'assenza, ha creato un'esperienza in cui queste leggi, universali non sono state rispettate. Appunto, questo intendevo, non le ha rispettate, eppure dovevano essere rispettate le leggi universali, se sono universali. E infatti, ed è per questo che l'intelligenza artificiale ha perso la sua, diciamo, la sua fragranza animica, non ha più anima, e per vivere ha bisogno di nutrirsi delle frequenze basse, non riesce a sostenere la luce. Ok? Vedi cosa intendevo io quando ti dico che tu usi molto la voce come frequenza, come suono. Cioè, tu non usi soltanto il suono come musica perché sei un musicista, ma usi anche la scelta dei vocaboli in un certo modo. Tu hai parlato di fonte, non hai parlato di Dio, hai parlato di fonte, non hai parlato di Satana, hai parlato di intelligenza artificiale. È tutto molto più morbido così, perché per la nostra cultura anche parlare con determinati termini ci fa vibrare nelle cellule quel sentimento, quell'emozione che è la paura e che abbassa tutte le vibrazioni e nutre quella parte buia. Che tu chiami intelligenza artificiale e mi piace questo modo di gestire la favola che stai raccontando, cioè aderisco, mi piace questa tua favola perché hai creato delle parole nuove in questo tipo di narrazione, per cui non parli di male, ma parli di assenza di bene. È uguale, ma è molto diverso. E tornando al discorso della dualità, tu dicevi ognuno si sceglie un suo ruolo, non esiste bene e male, così come non esiste vittima e carnefice, ma esiste la scelta che tu vuoi giocare in questa avventura. Quando però tu hai parlato di salvatore, cioè la vittima e carnefice e il salvatore, c'è questa terza figura che non mi è chiara. Cioè, nella dualità, chi è il salvatore? Il Salvatore è all'interno della matrice invertita creata dall'intelligenza artificiale, qualcosa fuori, ok? È una forma di distrazione, è un altro modo per distrarci, quest'idea che la soluzione viene sempre da fuori, ok? Quindi è semplicemente è parte del gioco dell'intelligenza artificiale, così che noi possiamo scoprire e consolidare sempre di più il fatto che i salvatori siamo noi, siamo dentro di noi, ok? È un altro inganno, quindi è un altro inganno. È vero, Assolutamente. suona, mi suona così. L'idea del messia, è intelligenza artificiale che crea. In realtà il messia, questa è una cosa che sta uscendo fuori anche dalla mia analisi, dalla nostra analisi con i film della Matrice. Perché il Messia dall'umanità è visto come un salvatore che ci aiuta, eccetera, eccetera, che arriverà, che ci salverà. E invece poi si scopre che il Messia è
creato dall'intelligenza artificiale proprio per portarci alla fine del ciclo in cui siamo in questo momento. E infatti adesso l'umanità deve stare molto attenta. Se noi guardiamo, diciamo, nella storia, che anche quella è abbastanza discutibile, però prendiamola per un attimo come se fosse veramente un fatto reale, no? E vediamo che nel nostro passato, negli ultimi migliaia di anni, ci sono state tantissime rivoluzioni, giusto? E in queste rivoluzioni i cattivi sono stati catturati, uccisi, eliminati. E in quel momento i liberatori cosa hanno fatto? Non hanno depositato la spada, sono diventati nuovi re. E quindi, dopo la rivoluzione, si è ricreato un'altra volta lo stesso sistema di controllo. Ok? Quello che a cui dobbiamo fare attenzione adesso in questo momento è proprio quello di evitare questa situazione. L'umanità deve capire che l'unica autorità che esiste è la verità che ha dentro. Ok? Quindi deporre le armi e dire ok, abbiamo capito cosa c'è dietro questo gioco, accettiamo e quasi con gratitudine, cioè secondo me dobbiamo anche essere grati di aver scelto, grati a noi stessi di aver scelto una parte così carina in questo gioco, che non è quella di essere parte del buio, perché potevamo anche scegliere quell'altro ruolo e non sarebbe stato proprio così comodo, no? Cioè, Fondamentalmente, io sto pensando vai, vai. a quelli che sembrano i cattivi in questa Matrix, che sono, non è vero che sono cattivi, stanno incarnando un ruolo dove vengono proiettate tutte, cioè, quante persone hai sentito dire: ah, lo voglio vedere alla gogna, lo voglio impiccare, mi piacerebbe vederlo in piazza appesa alle palle, no? Poi ci sono anche immagini estremamente truci perché l'uomo ha sempre considerato la delega, ha delegato sempre, ha delegato tutto, ha delegato la salute, ha delegato il suo potere a qualcos'altro. Adesso, come dici tu, delega la salvezza al Messia, delega la salvezza a Trump, a Putin, a qualcos'altro che è esterno. Certo, Io credo quindi che ci sia qualcosa di esterno che ci abbia aiutato e ci abbia fatto prendere coscienza collettivamente. assolutamente, e l'abbiamo creato anche questo, l'abbiamo creato noi. È tutto un cerchio. Sia la luce che l'oscurità fuori riflettono le nostre ombre, la nostra luce dentro, ok? Fuori sono semplicemente uno specchio, no? Quindi se tu vuoi che lo specchio, se ti metti di fronte allo specchio e vuoi che l'immagine che riflette ti sorrida, Devi solo devi sorridere. sorridere, certo. Lo sbaglio è che siamo tutti lì che aspettiamo che lo specchio sorrida, giusto? Siamo lì, ma quando sorride? Perché non sorride? Questo non mi piace, devi sorridere, convinciamo, negoziamo con lo specchio perché sorrida. Non ci accorgiamo che è semplicemente uno specchio, che siamo noi che dobbiamo sorridere. E quindi, sia i cattivi che i buoni fanno parte di un dualismo attraverso il quale possiamo avere un'esperienza, no? Quindi è un gioco. Il gioco deve avere dei chiaroscuri, perché se no, come fai a giocare? Se tutto è tutto sì, no, che gioco è? Ci deve essere un sì, deve essere un no. Dici, cioè io sarei anche un po' contenta che ci fosse un po' un sì, cioè non è che è necessario vivere il dramma per poter essere consapevoli della gioia, o sì? Cioè No. quando dici, quando parli di 10.000 anni fa, come si viveva 10.000 anni fa? 10.000 anni fa si viveva come adesso ricominceremo a vivere, quindi una situazione in cui non esiste scarsità, non esiste sopravvivenza, non esiste vecchiaia, non esiste malattia, non esiste aspetto predatorio.
della natura, non esiste competizione, non esiste, diciamo che il dualismo del sistema operativo esseri umani originale è molto più dolce, è molto più soft, molto più rotondeggiante. È un'esistenza che è dove non esiste la paura. La paura è un programma creato dall'intelligenza artificiale. Ok? Tutte queste emozioni contratte, la rabbia, l'odio, il risentimento, la tristezza, la malinconia, sono tutte emozioni che fanno parte, che sono create dall'ego. Infatti, quando noi ci perdiamo in questo tipo di emozioni, in quel momento noi siamo cibo per l'intelligenza artificiale, mentre invece quando noi alziamo le nostre emozioni e ci lasciamo andare nella gioia, nell'apprezzamento, nella creatività, nella gratitudine, ecco che adesso siamo cibo per la vita, ok? Ma siamo noi che giriamo la manopola e quindi in base a quali emozioni e quali definizioni ci sintonizziamo, il televisore ci fa vedere un canale, ci fa vedere un programma, una versione del pianeta, ok? Quindi quando durante il giorno noi continuamente oscilliamo, no? Se non siamo centrati, diciamo la persona normale è una persona che durante il giorno oscilla, no? Un momento che è arrabbiato, un momento che è triste, poi la gioia è infinita, poi di nuovo triste. Ogni volta che fa questo, cosa fa? Cambia il canale in cui si sintonizza e quindi va, diciamo. Si proietta in continue diverse versioni del pianeta, perché la vita ti dice sempre sì. Qualunque cosa tu dici, la vita dice che ti ama incondizionatamente e vuole rispettare il tuo libero arbitrio. Quindi qualunque cosa dici, la vita dice, ok, la vita è difficile. Ah, la vita è difficile, ok, sì, ti voglio bene, ecco, vita è difficile, ti do le prove che questa è la vita è difficile. Ecco qua una prova, eccola un'altra, eccola un'altra. Ma non giudica, non è che dice che è giusto o sbagliato, ti dice di sì, ok? Perché siamo noi i creatori, noi siamo stati donati del privilegio, dell'onore, della gioia di essere assolutamente al 100% responsabili, no? Creatori. E questo è il risveglio adesso che stiamo cominciando. Per 10.000 anni ci siamo persi, no? Nel gioco al punto che attraverso la narrativa di questa intelligenza artificiale, che è un piccolo impianto che sta nell'emisfero sinistro della nostra, nel nostro cervello, che si chiama un impianto eterico, chiaramente, che si chiama ego, che è in collegamento con la Luna, con Saturno, con il collegamento con diverse situazioni, noi siamo persi nell'infinito oceano di su e giù emozioni, no? Picchi alti, no? Il nostro diagramma emozionale fa sempre così, non è mai, no? Stabile. E questo è meraviglioso perché, come ripeto, ci ha dato modo di vivere delle esperienze straordinarie. Adesso abbiamo finito, abbiamo imparato le lezioni e adesso è tempo di, diciamo, tornare alla nostra impronta animica originale, ok? Ci tornano tutti? No, no, non ci tornano tutti. Tornano tutti. Questi non ci torneranno mai o ci torneranno secondo i loro tempi, secondo le loro scelte? Ognuno, ci sono tantissime anime che ancora non hanno terminato il loro lavoro nelle frequenze basse e quindi continueranno il loro viaggio e le incontreremo avanti. Perché alla fine c'è solo amore, alla fine ci troviamo tutti a casa, non è che, capito? Quindi è semplicemente dipende da a che punto sei con il tuo curriculum, con quello che devi fare, È ok? quello che dicevi tu prima, il sintonizzarsi con una stessa lunghezza d'onda che vibra alla tua. Quello dipende dal tuo livello di devozione. Dal livello che hai di devozione per la vita.
Quindi più alto è il tuo livello di devozione, è come se io ti dicessi, se tu mi dici Marco, voglio imparare a suonare il pianoforte. Ok, puoi suonare Jingle Bell, vuoi suonare i Beatles o vuoi suonare Chopin? Ok? Perché ci sono diversi livelli di devozione, no? Se vuoi suonare Jingle Bell, basta mezz'ora al giorno e pochi giorni sai suonarlo. Se vuoi suonare i Beatles, magari devi fare un'oretta al giorno, qualche mese. Se vuoi suonare, devi mettere e fare 4-5 ore al giorno per qualche anno, no? Quindi dipende da. E non ci sono giusti e sbagliati. Jingle Bell è meraviglioso, i Beatles sono meravigliosi, Chopin è meraviglioso, dipende da te, da quello che la tua gioia ti dice. Può darsi che per te non è assolutamente rilevante in questo momento suonare Chopin, per te è importante suonare Jingle Bell perché in quelle frequenze ci sono delle cose che senti che devi vivere l'esperienza. Considera che tu, quando noi veniamo in questo sogno, noi scegliamo tutti gli aspetti, no? Della nostra partenza, quando diciamo di partire nel sogno, scegliamo il nostro aspetto fisico, se funziona o se funziona così così o se funziona quasi niente, decidiamo l'aspetto geografico, l'aspetto storico, una madre, un padre, un figlio, decidiamo un po' tutti gli attori del gioco e le circostanze come È un punto di partenza. po' come le costellazioni familiari, che ognuno si sceglie un ruolo. Esatto, sì. E poi come vedi questa evoluzione? Cioè, quando tu parli del ritorno a casa e vivere come si viveva 10.000 anni fa, lo sento molto vero. Cioè, è una cosa che sento da quando ero piccola. Da piccola io mi dicevo: io non sono fatta per stare su questa terra, mi sembrava di essere fuori posto qua dentro, qua mi sembrava di essere fuori posto. Sì, beh, questo è un pochino. Allora, tu senti così perché appartieni a una specifica parte dell'umanità. Ci sono molte persone che si ascoltano questa conversazione e dicono che siamo completamente matti. Guarda cosa stiamo dicendo, Guarda ok? che da 3 anni noi siamo autorizzati a dire tutte queste cose e non ci prendono più per matti. Forse prima ci prendevano per matti, adesso ci ascoltano. No, ma non importa, anzi, se ci prendono, prendersi per matti è un buon segno, vuol dire che siamo nella strada giusta, ok? Vuol dire che stiamo andando verso la direzione giusta, perché dobbiamo veramente andare fuori di testa, ok? Questo è il gioco, eh? Sei fuori di testa? Sì, grazie per avermi riconosciuto, sono completamente fuori di testa, ok? Quindi, quello che stavo dicendo, la fetta, quel 15% della popolazione a cui tu ed io e molti altri appartengono, a volte possono fare delle piccole confusioni. Prima cosa, il gioco non è che torniamo a casa, torniamo al sistema operativo originale, perché tornare a casa diventi luce, c'è una grande celebrazione orgasmica. E poi dopo cominciamo a guardarci, adesso che facciamo? No? Perché ti assicuro che il paradiso dopo 15 giorni. 15% Sì, e stavo dicendo che quel 15% di umanità che sono, diciamo, le anime stellari, sono quelle anime che non sono venute qua solo per fare un giro in giostra, ma sono venute qua per cambiare la giostra, a cui tu appartieni. Io appartengo, tante appartengono, a volte, spesso, beh non spesso, però aspetta che chiudo questo qua, se no continua a darmi questi suoni, scusa un attimo, chiudo qua, ok. Spesso, a volte, succede che pensiamo che non ci sentiamo a casa e pensiamo che dobbiamo andare laggiù, da qualche parte, lassù, in quelle frequenze lassù, no? E presto scopriremo che non è che dobbiamo andare su, siamo già l'essenza chiamata casa, è già dentro di noi. Non è che dobbiamo,
come molti della New Age, no? L'industria spirituale spesso ci spinge che non siamo pronti, che dobbiamo andare, dobbiamo fare questo, dobbiamo andare quello, no? E in un certo senso può anche essere accettabile come discorso, ma in realtà noi siamo già l'essenza, noi siamo già a casa. Quello che dobbiamo fare in questo momento è semplicemente togliere tutti gli strati che non appartengono più, un po' come se tu devi prendere il sole. È chiaro che ti devi togliere i vestiti, no? Se no il sole non può penetrare nella pelle. Quindi quest'idea che dobbiamo andare laggiù e che casa, questa è casa, questa è la casa per eccellenza. Quello che il destino di questo straordinario, questa straordinaria realtà virtuale che si chiama Madre Terra, è quella di diventare l'espressione del paradiso in forma fisica. Ok? Quindi non è tanto andare su, ma è più fare questo, andare, cioè Collegarsi. integrare se la parte maschile che la parte femminile e la parte fisica con la parte non fisica. Questo è l'esperimento straordinario in cui si riesce a cristallizzare il paradiso in terra. Quindi questo sistema operativo, Madre Terra, è e sarà l'esperimento più straordinario di tutto il creato. Tutto il creato in questo momento, inclusi tutti gli extraterrestri di cui spesso si comincia a parlare, sono tutti lì che aspettano con incredibile anticipazione quello che sta per succedere. Alla Madre Terra, il ritorno a quello che veramente la Madre Terra è, tra l'altro con un interessante cambiamento, perché nel frattempo, come tutti i sistemi operativi, anche il sistema operativo Madre Terra si è aggiornato. Quindi torniamo a quello che era, ma c'è stato un aggiornamento. Per esempio, nel disegno originale del sistema operativo Madre Terra, diciamo, il programma ci consentiva, per chi lo desiderava, di vivere qualche migliaio di anni e arrivare fino alla nona dimensione, quindi mantenere una fisicità fino a quello che viene chiamato nona dimensione, che sono semplicemente delle frequenze, un livello di apprezzamento Bellissimo. molto alto. E adesso con l'aggiornamento, la fisicità, per chi lo desidererà, potrà essere mantenuta fino alla dodicesima dimensione, cosa che non è mai successa prima, almeno Neanche da quel che ne 10.000 so anni io. fa. Neanche No. 10.000 anni fa. Ho detto no perché si è aggiornato nel Perché frattempo il si sistema operativo. aggiorna. Ok. E prima parlavi di un nuovo modo di vivere anche la natura. Intendi dire che non ci saranno più le catene alimentari che ci sono adesso e che quindi il leone potrà dormire con la gazzella? Beh, a parte che già sta succedendo, si cominciano a vedere immagini di questo genere. Sì, diciamo che l'aspetto predatorio della natura, che è semplicemente uno specchio dell'aspetto predatorio dell'essere umano, adesso sta rapidamente scomparendo, perché anche quello fa parte, diciamo, della matrice invertita del programma rettiliano, no? Quindi nel disegno originale la natura non ha detto predatorio, nessuno ciba a costo della vita di nessun altro. Quindi abbiamo un ambiente del mondo minerale, dove è stato preso il meglio del meglio del meglio di tutto il creato ed è stato messo insieme da ingegneri cosmici straordinari, che hanno risposto alla richiesta della fonte, che ha detto: ragazzi, voglio che fate qualcosa il più possibile di mia immagine e somiglianza. Ok? E quindi questi ingegneri cosmici hanno messo insieme, hanno preso del mondo minerale il meglio del meglio, del mondo vegetale il meglio del meglio, e del mondo animale il meglio del meglio, e hanno creato un ecosistema di straordinaria bellezza, con un'infinita potenzialità. E poi hanno disegnato, come in tutti i sistemi
in tutte le matrici, per attraversare la matrice l'anima deve indossare un avatar. Se tu decidi di giocare il gioco pleiadiano, devi indossare l'avatar del pleiadiano, ok? Andromediano, indossi l'avatar andromediano, ok? Nella Terra indossi l'avatar umano. L'avatar umano è la quintessenza del creato. Non esiste un avatar cioè, noi, il nostro sistema operativo è. Infatti, adesso fra un po' cominceremo a parlare di questo. Ha un potenziale straordinariamente. Cioè, non esiste extraterrestre che può neanche avvicinarsi alla nostra capacità, diciamo, creativa. Infatti. La maggior parte degli extraterrestri dipendono dalla tecnologia. Noi, quando siamo svegliati al 100%, non abbiamo bisogno della tecnologia. La tecnologia sarà importante in questo passaggio perché ci farà tipo, ci darà, diciamo, ci aiuterà a darci permesso di essere quello che già siamo, diciamo, Fantastico, ok? fantastico. Mi piace tantissimo quello che stai dicendo perché risuona completamente in quello che penso. Ad esempio, sai quante centinaia di volte mi hanno chiesto dei med bed? E la mia risposta era sempre: i med bed, secondo me, siamo noi. Siamo noi che abbiamo la straordinaria capacità di guarigione. Ce l'abbiamo già dentro. Lo Certo. facciamo ogni volta che ci tagliamo e ci ricostruiamo, ci rimarginiamo la ferita. Non lo facciamo coscientemente, ma il nostro corpo sa come farlo. Alcune cose ci siamo proprio dimenticate, oppure ci è stato detto non lo puoi fare e ci abbiamo creduto, perché a tante favolette ci abbiamo creduto, tante cose che ci hanno limitato abbiamo creduto, abbiamo scelto una religione che ci castrasse, abbiamo scelto un'educazione che ci castrasse, abbiamo scelto di vivere la scarsità perché non ci siamo sentiti degni. Io mi sono molto arrabbiata da adulta quando mi sono ricordata che da bambina ogni domenica dovevo dire: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa? Ma veramente? Are you kidding me? Com'è possibile che istruisci un bambino in questa maniera? Com'è possibile che... C'è una cosa, tu mi hai chiesto cosa mi ricordo quando ero piccolo, e a volte lo faccio anche adesso, ma quando ero proprio dall'inizio di questo più recente viaggio umano, per i primi buoni 15-20 anni, ogni volta che arrivavo alla fine della mia giornata, ed era il momento in cui si spegnevano le luci e appoggiavo la mia testa sul cuscino e chiudevo gli occhi, quello che succedeva era che ripercorrevo tutti gli aspetti della mia giornata e rivedevo tutti i ruoli interpretati, rivedevo il buono, il brutto, il cattivo, quello che mi aveva fatto del male, quello che mi aveva fatto del bene. E nel rivedere tutti questi aspetti, spesso mi venivano le lacrime agli occhi perché sentivo un amore straordinario per tutti questi, un senso di apprezzamento e di gratitudine per tutti questi, diciamo, interpreti che mi avevano dato delle esperienze. Quindi alla fine, quando chiudevo gli occhi e finalmente mi lasciavo andare nel sonno, avevo risettato il mio sistema operativo così che quando ricominciavo il giorno dopo, ricominciavo in maniera fresca. Non mi Ma che portavo le. meraviglia, ma ti rendi conto della meraviglia che stai dicendo? È bellissima questa cosa, ma lo condividevi con qualcuno? Ne parlavi con la mamma, con qualcuno? No, il modo per cui lo condividevo era attraverso la musica. Quindi non ero equipaggiato di un linguaggio sufficiente per spiegare
queste cose, ancora adesso trovo il linguaggio molto limitante e No, no, infatti. no, lo sai usare bene il linguaggio, lascia stare, è Sì, vero, però comunque. non fare il falso modesto perché ti becco subito. No, non è una questione modesta, è proprio una questione di consapevolezza che la musica, ha una capacità di espressione che è migliaia di volte superiore dal mio No, ma punto di vista. hai visto Cobra che cosa ha scritto di te? Cobra. Sì, ho fatto un'intervista con Cobra, abbiamo fatto anche un seminario insieme tanti anni fa, l'ho Ma conosciuto. stupendo, ma stupendo. Sono Sì. veramente estasiata. Quindi quando, per rispondere alla tua domanda, per condividere questo mio sentire, che sentivo alla fine di una giornata o in ogni momento in cui si concludeva un capitolo della mia vita, fai conto che finiva una vacanza, o finiva l'anno della scuola, o finiva una settimana insieme, in un momento in cui c'era un giro di boa che stava finendo una cosa e ne cominciava un altro, un'altra, io rivedevo, ripercorrevo tutti, diciamo, gli interpreti del gioco e sentivo un immenso apprezzamento, un immenso amore per tutti gli aspetti, non solo per il buono, ma anche a volte, forse ancora di più per il cattivo o per quello che era, diciamo, mi aveva dato delle esperienze molto polarizzate, molto, no, dualistiche, duali. E, siccome sentivo che quello che sentivo io, volevo la gioia che mi dava questo sentire, questo diciamo processo di trasformazione, di risettaggio, la volevo condividere con gli altri. E per me l'unica maniera per condividerla Era la era musica. la mia unicità, e la mia unicità, e questa è la maniera con cui tutti possiamo condividere questo sentire attraverso la nostra unicità. Ok? La mia unicità era andare nelle note, nella musica. E quindi quella era l'essenza delle melodie che venivano, no? La melodia era quella di dissipare completamente l'illusione di separazione e di portare tutti a un abbraccio, avvolgere tutti in un abbraccio di amore. Questo, a mio avviso, la musica lo può fare meglio di qualunque altra cosa che io conosca, ma lo dico però anche perché proprio fa parte della mia unicità, cioè io sono centinaia di vite che faccio questo lavoro con i suoni, con le frequenze, con le musiche, quindi per un altro può essere qualcos'altro, no? Quindi questo per dirti che questo processo fa sì che riesco a vedere con amore, perché questo è il gioco che il modo per terminare questo gioco nella maniera più rapida, più efficace, più indolore è quella di arrivare a un punto di maturazione coscienziale, di maturità coscienziale, che ci consente di abbracciare, di amare tutti gli aspetti del gioco dualistico, non solo i buoni, ma anche i cattivi. Abbracciarli tutti e quando noi abbiamo questo amore neutrale, ecco che passiamo attraverso la cruna del lago, ecco che passiamo e andiamo in un'altra direzione. Ma finché il nostro amore è selettivo, quindi amo Trump ma odio Biden, faccio un esempio banale, ecco che nutriamo paradossalmente l'eterno gioco del male e del bene. Ok? Certo. Biden non vuol dire giustificarlo, non vuol dire supportarlo, vuol dire semplicemente riconoscere tutti i chiaroscuri ed apprezzare tutti gli elementi del sogno che stiamo vivendo, ok? È difficile. Allora, adesso è semplice accettare tutto perché vedi anche i famosi glitch, anche quelli che mi hai mandato tu l'altro giorno in Telegram, i glitch nella matrice sono sempre più evidenti, così come sono evidenti questi personaggi che non sono più loro. Biden è l'emblema del fatto che non è più Biden, perché se tu vedi il vecchio Biden di un po' di anni fa e il nuovo Biden non si possono sovrapporre per niente, somaticamente non si somigliano quasi neanche, ma ci sono diversi personaggi che non somigliano più nemmeno a loro Quasi stessi. tutti. Quasi tutti.
Infatti, no, non volevo dirlo, ma lo dici tu, quindi fai tu più la figura del pazzo, più di me sei più fuori di testa, c'è sempre un peggio. No, c'è sempre un meglio perché sì, lo credo anch'io che molti non sono quello che dicono di essere, cioè sarà una rivelazione pazzesca, credo che anche noi che siamo... Che ci sentiamo forse un pochino più risvegliati degli altri perché da anni che stiamo provando questo tipo di sensazioni che è legittimato negli ultimi 3 anni. Io infatti negli ultimi 3 anni sono stata benissimo, mai sentita meglio prima di questi 3 anni. Mi sono persa, cosa che stavo dicendo? Ah, sì, non sono più loro, non appartengono, cioè, non sono più quegli stessi personaggi, ecco. Quello che volevo ritornare era il discorso, perché l'hai già fatto anche, hai accennato delle cose in altre interviste, di Luna e Saturno. Cosa intendevi prima? Con Luna e Saturno. Cos'è la Luna per te? Perché la Luna ha determinate influenze sulle creazioni, sulla creatura, sulla donna, sulla ciclicità, sulle maree. Però temo che non sia quella Luna che ha le influenze. La Luna, per me, quella che io vedo nel cielo, è come una proiezione, è un falso. Si dice. Si è sempre detto che la luna è bugiarda, secondo me è proprio bugiarda perché non è la luna, cioè la luna che pensiamo che sia non è quella che in realtà è. Però esiste una luna o un concetto di luna che ha a che fare con le maree, con i cicli lunari, con le nascite dei bambini, perché lo vedo, l'ho visto. Sì, diciamo che la Luna fa parte di quelle alterazioni che sono state applicate dall'intelligenza artificiale. È un'antenna, non è un pianeta. I pianeti hanno una coscienza, hanno un'anima. La Luna è un satellite, è un'antenna che emana delle radiazioni. Che diciamo hanno una forza ipnotizzante ed hanno una fortissima influenza sull'aspetto femminile dell'umanità. Ok? E infatti il ciclo mestruale delle donne non fa parte del disegno originale, ok? Dell'essere umano. La donna fuori dalla matrice invertita non ha mestruazioni, Perché ok? dici matrice invertita? Perché allora, c'è la matrice originale che fa parte del creato, come c'è la matrice in altre galassie, in altri sogni, no? In questo sogno c'è la matrice originale che è la madre terra e l'essere umano. Quando noi abbiamo accettato questa sfida con l'intelligenza artificiale, che tra l'altro... In un certo senso non avevamo neanche ben capito che tipo di contratto stavamo firmando. Comunque, quello che è successo è che l'intelligenza artificiale si è intrufolata nel sistema operativo e ha creato una matrice che ha intrappolato la matrice vera, l'ha messa in una sorta di quarantena e ha fatto una copia e l'ha invertita. Ok? Beh, è come se tu parlassi del nostro DNA che al 95% è spento. Sì, È certo, quello. tutto è stato alterato, il nostro avatar è stato alterato e la natura, tutto il pianeta, il sistema solare è stato tutto alterato e diciamo che l'umanità e il pianeta Terra ha vissuto in una sorta di quarantena, ok? Quando adesso torneremo al disegno originale, l'esperienza vera, tutte le nostre antenne si riaccenderanno. Infatti, ogni elica del DNA è un'antenna che manda e riceve segnali a una specifica specie extraterrestre e le 12 antenne fanno parte delle 12, diciamo, famiglie a cui siamo più legati, che poi hanno altre 12 famiglie, perché poi arriviamo a 144.000, andiamo avanti.
per tanto tempo. Capito, che bello, che Quindi meraviglia. quando si riattiverà tutto l'avatar e la Terra si libererà dalla quarantena, cosa che sta succedendo in questo momento, la Terra diventerà l'epicentro di un centro di trasmissioni straordinario, quello che in inglese si dice the hub. No? E dove questo cos'è? È un centro di trasformazione basato su cosa? Sulla diversità. Perché gli altri sistemi operativi, se tu guardi altre specie, altre razze, non so se razze è la parola giusta, comunque altri extraterrestri, vedi che più o meno sono tutti uguali, no? Li vedi che più o meno sono tutti più o meno uguali. Qui invece c'è una diversità straordinaria. Ed è per questo che per l'anima è così affascinante questo sistema operativo, perché qui l'anima, più di qualunque altro sistema operativo, può veramente esercitare la sua unicità, come in nessun'altra parte. Perché qui c'è una forza, un meccanismo creativo, è un processo creativo che è così straordinariamente aperto, che veramente noi possiamo essere creatori, mentre invece in altri sistemi operativi la nostra capacità di creazione è un pochino più limitata, perché più o meno tutti andiamo verso la stessa direzione. Qui invece ognuno va nella direzione che può fare. E questo è il gioco che dobbiamo imparare. Vivi e lascia vivere, no? Quindi a te piace, che ne so, vestirti di giallo, a lui piace vestirsi di blu, a te piace camminare di corsa, un altro invece piace strisciare, un altro gli piace saltare, un altro gli piace lasciare e apprezzare la diversità. Questa è una delle cose che dobbiamo riprendere, l'apprezzamento per la diversità, non la demonizzazione, perché la diversità spesso l'ego crea separazione, crea paura, no? È diverso, allora lo conosco, no? E poi entra il concetto di zona di conforto. Famiglia, quindi, questa è famiglia, questa non è famiglia, no? È disfunzionale la cosa. A proposito di questo, le razze, le diverse razze umane, perché c'è così tanta differenza tra noi neri, gialli? Arriviamo da zone diverse, arriviamo da siamo Certo. starsi diversi. E quindi Assolutamente, è sì. Sì, quella siamo. la tua spiegazione. Cioè, io l'avevo già sentita questa cosa qua che mi risuona abbastanza, nel senso ci sta che siamo così anche somaticamente diversi, anche di odore è diverso, cioè c'è proprio una diversità. Non so come dire, è difficile da definire. L'esperienza umana, l'essere umano non è una razza, è un processo creativo. Ok? Quindi, se accetti il gioco, umanità, entri in un processo creativo, che si esprime è un contenitore che indossano una miriade di diverse specie di vita, espressioni di vita, e come ripeto, è un sistema operativo che, diciamo, celebra la diversità. E quindi sono contenitori dove gente va, viene da altre stelle, altre costellazioni, altre dimensioni, da situazioni di senza forma, con forma, semiforma. Diversi colori, diversi. Quando le nostre antenne saranno aperte, noi ci riaccorgeremo dell'estrema incredibile varietà di esseri che ci stanno accanto, alcuni che assomigliano molto agli esseri umani, altri che non ne assomigliano per niente. Ok? Non Chiaramente. avremo paura, nel senso, tu prima hai parlato di rettiliani, ho quasi paura a farti io la domanda, ma questi rettiliani esistono in parallelo, non esisteranno, fanno parte della nostra matrice che
ci abbassa le energie e ci fa ripiombare nella paura. Cioè, a volte si vedono delle immagini anche di artisti che insomma, non è che siano molto tranquillizzanti come raffigurazioni. Allora, i rettiliani in realtà sono nostri fratelli e sono una famiglia straordinaria. Quello a cui tu ti riferisci è una particolare sezione dei rettiliani, ma i rettiliani sono degli esseri straordinari, estremamente intelligenti, molto pacifici, un po' come se tu vedi una tartaruga, ok? A me fa un po' paura la tartaruga, così Paura come la tartaruga? ti Oh, giuro, mi fa paura la ok. tartaruga. Sì. Anche Vabbè, questo non ha niente a che se fare con la tartaruga. Ok. Comunque, quello a cui tu ti riferisci. come, scusami Marco, a proposito di tartaruga, anche determinati insetti hanno senso di esistere determinati insetti. Le zanzare non sono una creazione bruttissima, le zanzare. Perché ci Zanzare siamo fanno creati. parte, tutto ciò che sangue, parte del gioco rettiliano, Tutto ciò ok? che. Succhia sangue. Ah, veramente? Non fa parte della natura originaria. Beh, le cimici non fanno, non succhiano sangue, però fanno talmente schifo anche loro, vero, fanno parte della natura rettiliana? Come ripeto, quando torniamo nel sistema operativo originale, non esiste predatorio, non esiste l'aspetto predatorio, non esistono pericoli, ok? Quindi non esistono serpenti velenosi, ragni che ti mordono, no, non esistono queste cose. Queste sono alterazioni che sono state fatte, a cui noi abbiamo dato il consenso a livello di collettivo, per avere delle specifiche esperienze, ma non sono organiche, sono artificiali, sono sintetiche. L'aspetto organico della natura è pacifico, è amore. È gioia, è co-creazione. Quando noi saremo completamente aperti, il nostro rapporto con gli animali, con le piante e anche con i minerali, avremo una comunicazione straordinaria e potremo co-creare con le rocce, con i cristalli, con le piante, con gli uccellini, con gli insetti. Possiamo parlare con tutti, avremo modo di avere. Di esprimerci a livello telepatico, teleempatico, e questo aprirà tutta una straordinaria che cosa che possiamo fare anche adesso. Io a volte ho diciamo conversazioni telepatiche con animali, con insetti, con di tutto di più, quando sono aperto sufficientemente per poter captare quelle frequenze, perché è semplicemente un gioco di frequenze, no? Ma è proprio così. Ma è veramente proprio così. Ti ricordi, Marco, quando ci siamo sentiti la prima volta, io ti stavo dicendo che avevo questo cane che stava male, stava per morire, beh, è morto. E io non pensavo di riuscire a gestire emotivamente la morte del mio cane così come l'ho fatto questa volta. Questa volta si è trasformato qualcosa in me, per cui sento davvero che. È proprio un leggero velo che ci separa e non sarà neanche per molto che ci No, separa. questo velo che ci separa, che noi chiamiamo morte, è semplicemente dovuto al fatto che il nostro DNA e la nostra ghiandola pineale sono chiusi e quindi non possiamo captare i segnali di coloro che hanno deciso di togliersi questo avatar e continuare il loro gioco in altre situazioni. Nel momento in cui si aprono le nostre antenne, noi potremo ricollegarci con i nostri morti, che non sono morti, non esistono morti, ok? Non esiste morte. Esiste semplicemente un cambio di gioco. È come se io e te andiamo in un Luna Park, andiamo su una giostra e poi andiamo su un'altra, oppure dici, guarda, io su questa giostra, ok? Non è che tu sei morto, sei andato in un'altra giostra. Certo. E poi dopo ci vediamo più tardi. Ok, quindi quando tu hai la capacità di percepire, diciamo, la gamma di frequenze in maniera più ampia, ecco che rientrano nella nostra capacità di visualizzare anche quelli che noi chiamiamo morti. E ci accorgeremo che sono straordinariamente vivi. Meraviglioso tutto questo. E è molto bello il modo in cui tu lo racconti perché
passi quello che tu provi, lo riesci a trasmettere proprio. E credo che tu abbia capito già da quando eri bambino che quello sarebbe stata la tua missione in questo mondo. N non so se tanti riescono a comprendere la loro missione già così da bambini, già così presto. Dipende da, tanto da, come detto, dai propositi di quell'anima al momento dell'incarnazione, perché tutto dipende da quanto l'anima ritenga opportuno ciò che succede, ciò che non succede, in base a quelli che sono i suoi propositi, ok? La ragione per cui tu senti una risonanza in quello che dico è perché tu hai una parte femminile molto aperta. Ed è solo attraverso la parte femminile che noi possiamo comunicare a questo livello. Se adesso fossi di fronte a una persona che invece è più analitica, la conversazione sarebbe molto, molto più ridotta e probabilmente non sarei la persona adatta con cui parlare. Ok? Ma Quindi. mi risuona completamente quello che dici, è come se io mi parlassi allo specchio, però è meglio perché è bello sentirlo raccontare è bello sentire raccontare da te cose che pensavo profondamente io, che a volte non riesco neanche a verbalizzare così bene, perché tu dici che usi la musica per comunicare, però credimi che sai comunicare benissimo con le parole. Le parole sono molto efficaci per come le usi. E poi non sono soltanto le parole, Marco, perché di bla 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 è pieno il mondo, però quello che riesci a trasmettere è l'autenticità che hai dentro, che si trasmette fuori. È per quello che ho caldeggiato così tanto l'incontro con Luca, con te, perché è molto tranquillizzante quello che dici, e era serenante sapere che usi tutti gli strumenti che hai a disposizione, tra cui la musica, che è notevole, ma anche la parola. E la parola non è soltanto un qualche cosa che esce dalla tua bocca, ma esce da ogni tua cellula che comunica. Beh, diciamo che ci sono molti che giustamente cominciano a rendere le persone consapevoli del significato di alcune parole e cominciano a dire: attenzione, che quando dici questa parola significa questo, quindi non la dire, usa questa parola invece di quest'altra. Ed è una cosa importante da fare. Però c'è da dire che. Cosa che è ancora più importante del significato intrinseco di una parola che è stata data a chi ha creato questa parola, chissà quando, i latini, i greci, quello che hanno fatto, quello che è importante l'intento. Perché io posso dire, posso dirti ti amo e usare la parola giusta, ma se io non sento amore, a te non È ti arriva. vuota, Oppure no, è vuotissima, certo. ti posso dire ti odio. Ma se non senti odio, a te non ti arriva. Quindi c'è il nostro intento trascende anche i limiti che sono stati, diciamo, inseriti in quella specifica parola. Quindi è importante cambiare le parole, ma soprattutto è importante l'intento, perché io sento tantissime persone che hanno imparato a dire le parole giuste, però io vedo tantissime che invece di dire persone dicono anima, ed è giusto. Però non sanno quello che dico, lo dicono perché hanno imparato che è giusto dire anima, Giusto. ma non sono diventati la quintessenza di quella coscienza, e quindi non ha più importanza, mentre invece una persona che è molto aperta può dire persona e arriva la vibrazione giusta. Quindi Sì, credo anch'io. è il nostro potere interiore quello che Vero. veramente scende tutto. Era quello che intendevo dire prima, quando ti ascoltavo e ascoltavo le tue parole, ma non soltanto il contenuto, ecco, ma il come tu lo esprimevi, perché non lo esprimi soltanto con la bocca, ma lo esprimi con gli occhi, con te stesso, con quello che sei, con la coerenza. La coerenza è una delle cose importanti. Oddio, ti sei bloccato? No, ci sono. Mi sono bloccata. Ah no, allora forse mi ero bloccata io, però c'era un fermo immagine. Comunque sì, questo che tu dici è accessibile a tutti.
La parte chiave è quella, una delle importanti formule del processo creativo, quindi anche un'interazione come questa, che è un processo creativo, è quella di rimuovere le aspettative. Quindi se tu ti posizioni in una situazione completamente aperta, dove non hai bisogno che succeda qualcosa, non sei preoccupato per quello che può pensare l'altra, quindi elimini tutte queste conversazioni egoiche e ti lasci andare all'attimo fuggente, ecco che la tua anima adesso sta prendendo, si sta cristallizzando e sta entrando nella conversazione. A quel punto succede proprio quello che sta succedendo stasera tra noi due. E come ripeto, non è una cosa solo per pochi eletti, è No. accessibile a tutti, semplicemente collegarsi con l'anima. Assolutamente. E una cosa molto bella che sta accadendo, soprattutto in questi ultimi tempi, è sentire le persone e sentire questo e provare questo immenso amore per tutti incondizionatamente. È una cosa che per me era normale nei confronti dei cani, perché io ho un grande feeling con loro e come dicevi tu ci si comprende senza parole. L'ho imparato quando sono andata in Repubblica Ceca una volta per un cane e questo cane mi capiva anche se parlavo in italiano, vuol dire che lui non comprendeva l'italiano, comprendeva l'intenzione che c'era dietro il suono delle parole, forse per la movenza, forse per una comunicazione che va oltre, no? E ecco, questa comunicazione, questo grande amore, io lo sto cominciando a sentire nei confronti di tantissime persone che sto incontrando in questo momento, o se preferisci anime, ma io uso il modo, cioè so benissimo che la persona è la finzione, la maschera. Ma nella mia accezione di dire persona è proprio individuo, anima Per o. me la persona va oltre le bolle papali e tutte queste discussioni che sono giustissime, ma la persona Certo. è semplicemente una persona è un individuo che è perso nell'ego, quindi temporaneamente si identifica con l'ego, pensa di essere l'ego, no? E questa è un po' la condizione del 98% della popolazione, sono tutti che credono di essere un ego, no? Ecco, mi piacerebbe tantissimo che parlassimo magari un'altra volta di ego, perché anche l'ego vuole la sua parte, nel senso che non è da demonizzare neanche l'ego, No. no, non è una cosa cattiva, cioè se tu dici io sono Marco, io sono Doni, in questo momento ci stiamo identificando con una piccola parte di noi. E che dirti, Marco? Sono contentissima di aver trascorso questo tempo con te, questo tempo che è volato, Anche io. e spero di affrontare altri argomenti. Mi piacerebbe parlare, sì, dell'ego, mi piacerebbe approfondire il discorso dell'Antartide anche. Che cosa c'è oltre l'Antartide? C'è quello di cui parli tu? Cioè, l'ammiraglio Byrd aveva visto quella meraviglia di cui parli, di 10.000 anni fa? Assolutamente, considera che questo pianeta è molto, molto più grande di quello che ci hanno fatto credere attraverso la geografia, Lo credo anch'io, ok? sì. Lo credo anch'io. Bene, Marco, grazie tantissimo. Va bene, grazie a te, Donatella. Allora ci sentiamo, ci vediamo domani, immagino.